Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo episodio di Carriera, che è il numero 45. Oggi affronteremo il Bayern Monaco e non solo, quindi direi di andare subito ad affrontare, insomma, il calendario più che il Bayern Monaco, perché avremo partite importanti. Allora, esordirei dicendo che abbiamo raggiunto questa semifinale battendo due squadre che comunque potevano essere favorite per il titolo e quindi per il titolo, per la vittoria finale. E con entrambe abbiamo vinto, siamo passati insomma al cardiopalma. Quindi se non avete visto gli scorsi episodi, come sempre vi invito ad andarli a vedere. E che dire ragazzi? Allora, Bayern Monaco, Roma Bayern all'andata, poi affronteremo il Torino e ancora il Bayern Monaco per chiudere poi l'episodio contro il Bologna. Siamo nella fase finale di campionato, parlando invece appunto della Serie A e lo scudetto non è poi così semplice da conquistare. Ancora più difficile dello scorso anno perché i punti che ci separano dalla prima sono tanti e perché soprattutto la prima era Lazio e non ci dovremo più giocare. Come leggete qui in grafica, Depay a secco di gol, Memphis non segna dalla sfida contro il Chievo, ma oltre a quel gol c'era stato parecchio tempo prima un gol, l'unico nel derby. Quindi due gol in campionato per Depay, gli unici due in maglia giallorossa. Ci attendiamo di più anche perché dal punto di vista delle prestazioni ultimamente non sta offrendo molto, al contrario di quello che invece aveva fatto appena arrivato. Quindi io andrei subito all'Olimpico ad affrontare il Bayern Monaco sperando che il numero 10 si faccia sentire. Forza ragazzi! Dopo Barcellona e Borussia Dortmund è il turno di un'altra tedesca per i giallorossi, il Bayern Monaco, dai ricordi poco dolci, soprattutto qui all'Olimpico. Buonasera per l'andata della semifinale di Champions League. Una delle due, l'altra è Chelsea-Juventus, e si è già conclusa l'andata, come vedete dalla grafica, 2-2 tra la squadra inglese e l'altra italiana. Sarebbe bellissimo che la finale fosse italiana. È tutto pronto, una Roma che comunque non ha neanche tutti al 100%, ma tutti determinatissimi, perché se passare contro il Borussia è stato un segno del destino, stasera dobbiamo metterlo in atto. Siamo arrivati fin qui e non abbiamo intenzione di fermarci. Siamo affamatissimi e sarà la Roma a dare il calcio d'inizio. È tutto pronto, si comincia! Tocco per Pjanic, sta partendo Insigne, porta palla il bosniaco che scambia con Insigne, Pjanic può calciare, va con il destro, deviato col pallone in calcio d'angolo. Il primo squillo della Roma, c'è stata la deviazione decisiva di un ex, se non vado errato, ovvero Mehdi Bennassia. C'è Nainggolan fuori e se ne è accorto Insigne, che la batte proprio per il belga. Occhio a Nainggolan che mette giù, può provare il destro. Nainggolan! Neuer! Con la grandissima parata! Cosa ha preso Neuer? Altro angolo per la Roma, va Insigne, dentro per Pjanic, col pallone colpito da Bennassia. Ancora Insigne, la rimette al centro. Neuer la smanaccia. Aubameyang! Sul fondo! Che inizio della Roma! 5 minuti di spettacolo all'Olimpico! 0-0. Lewandowski scambia le due, Bernat sul sinistro, non calcia, un Titi lo pressa, Bernat rientra, va dentro da Vidal, posizione regolare, Vidal dentro per la conclusione e poi il gol di Lewandowski! Dopo la parata di Dragoschi, alla prima palla gol, Bayern Monaco in vantaggio, grande azione di un Bayern Monaco che comunque è ancora nel segno di Guardiola. Müller ha calciato fortissimo, Dragoschi non se l'aspettava anche perché la posizione era ravvicinata ed Emerson soprattutto teneva in gioco Lewandowski. Qualcosa da rivedere anche se questa azione del Bayern era a 360 km/h. 1-0 ed era importante non prendere gol in casa, soprattutto dopo un inizio direi alla stragrande della Roma che ha confezionato tre palle gol in 5 minuti. E si riparte per il Bayern, che gioca molto a centrocampo in questa fase. Pallone per Müller, rincorso da Umtiti. Corre il tedesco che poi la mette al centro. Emerson malissimo, Rode! Sul fondo! Che occasione per il Bayern! Se l'è divorato Rode dopo l'assist involontario di Emerson. Parte la Roma, gol bosniaco. Uno degli ultimi assalti di questo primo tempo. In contropiede per i giallorossi con Pjanic che allarga dalle parti di Depay. È salito bene l'olandese che può andare a puntare la figlia. Occhio a Depay, aspetta anche qualche compagno in appoggio. Arriva Aubameyang, grande palla di Memphis. Aubameyang prende il fondo, la mette dentro per qualcuno! Che è Bennassia! Verticale per Salah. Altro bellissimo
Altra bellissima ripartenza della Roma, mamma mia che contropiede, pallone dentro per Depay, splendido di Insigne, in area di rigore Depay defilato, calcia lo stesso e neanche troppo male, ma non trova la porta, grandissimo contropiede della Roma e gran palla gol a 20 dalla fine, entra Samoa al posto di Douglas Costa, mentre nell'area di rigore, ma insiste ora la Roma con Florenzi che allarga, ancora Ricci, va dentro Florenzi. Servito benissimo, attenzione Natale che la mette a rimorchio per Odegaard, è la deviazione, Martinez allontana, 10 alla fine, la Roma si riaffaccia dalle parti di Neuer, finisce qui col Bayern Monaco che batte la Roma 1-0 all'Olimpico, sicuramente non il risultato migliore in vista dei prossimi 90 minuti che giocheremo all'Allianz Arena, neanche l'1-1 sarebbe stato un gran risultato, però anche in questo caso non sarebbe cambiata molto la situazione. Battere il Bayern sarà complicato, così come sarebbe stato complicato pareggiarci con più gol di scarto, cioè con più gol, con più di un 1-1. È chiaro che sarà intanto difficilissimo far gol a questa squadra, visto come hanno giocato questa sera. La Roma era andata partita bene, ma poi è stata colta di sorpresa e lì si è decisa la partita, perché per il resto è stata una partita molto equilibrata e devo dire che forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Si comincia a Torino, è importante tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta, seppur in Champions contro il Bayern Monaco, è stata pur sempre una sconfitta in casa e sappiamo che il morale dopo una sconfitta in casa può scendere vertiginosamente. Nainggolan, dentro per Maximen, va dentro De Rossi, ancora Nainggolan che riparte, servito, Nainggolan calcia in porta, palo e gol! Roma in vantaggio dopo 4 minuti, subito a segno il belga e subito grande calcio sotto l'acquazzone di Torino. 1-0 che arriva immediatamente al primo tiro in porta della partita. Ed era fondamentale partire così, anche in vista del turnover che potrebbe esserci nel secondo tempo e che già abbiamo messo in atto perché l'assist l'ha fatto Alan Saint-Maximin. Iturbe va sul sinistro, con Iturbe a cercare spazio, poi a rimorchio Odegaard la lascia a De Rossi che calcia in porta! Danielino De Rossi, la firma del capitano, era un bel po' che non andava a segno e adesso va anche dalla telecamera e dice che è 2-0 per la Roma. Attenzione a chi c'è fuori, tanto 2-0 del Milan. È proprio Paulino che mette giù, può calciare subito. Paulino! Padelli vola e nega la gioia del gol all'esordio, al neo acquisto della Roma. Obi. In verticale per Tosun, poi il pallone per Montero che calcia e trova un gran gol. Riapre la partita, un quarto d'ora dalla fine. Una partita che sembrava ormai archiviata, come le ultime due trasferte per la Roma, quella di Coppa Italia a Bologna e quella di Firenze in campionato, tra l'altro con lo stesso punteggio che sarebbe stato di 2-0, e invece no, perché il Torino torna in partita. Dentro per Acquace, Iturbe che lo va a pressare, Acqua corre velocissimo, il cross in area di rigore, pericoloso, 2-2. 2-2. Lo sapevo ragazzi, ero sicuro. Non finisce così questa partita. Tutti all'attacco. Zappacosta è entrato 2 minuti fa. Questa è la Roma di quest'anno purtroppo. È in grado di buttare tutto in pochissimi minuti. Qui bravo Paulino, per Maximen, va dentro Paulino, servito, chiude Maximovic e riparte il Torino. 3 minuti di recupero, anche se qui la Roma sbaglia tutto. Occhio a Belotti! Recriminano il calcio di rigore, hanno ragione. Hanno ragione i tifosi perché questo era calcio di rigore per il Torino. Fortunatamente non fischiato a loro. E allora riparte la Roma in questo finale con Wallace. C'è Iturbe che si fa vedere. Iturbe la gira subito per Paulino. Attenzione, può essere l'ultima palla gol. Paulino lascia partire il cross. Sul secondo palo. Perez. Finisce qui. Finisce qui. Non c'è tempo per la rimessa. 2-2, esulta il Torino come fosse stata una vittoria perché di questo si parla. Che dire ragazzi, io non ho parole. Non ho parole perché hanno fatto 3 tiri totali in questa partita e hanno segnato 2 gol tra il 77esimo e l'81esimo minuto. È il 2 maggio 2017, è l'Allianz Arena e la Roma è chiamata all'impresa. Non è la prima volta quest'anno, non è la prima volta nella nostra avventura sulla panchina dei giallorossi, sulla panchina capitolina, e quindi sappiamo che nonostante le difficoltà, che sono tantissime, questa sfida ce la possiamo portare a casa anche stasera. Squadra
squadra in campo, questo l'inno della Champions, questi i protagonisti, un ottimo De Pai ritrovato nei 90 minuti dell'andata, nonostante una Roma che non è riuscita ad andare a segno e che invece dovrà andare a segno a tutti i costi questa sera. Una Roma che adesso vedremo anche come si disporrà in campo, anche se la formazione, con l'unica eccezione di De Rossi che è disponibile, è la stessa dell'andata. Questo è il Bayern Monaco con Neuer, Martinez, Lam, Benasia, Bernat, Vidal, Rode, Costa, Asamoah, Lewandowski e Müller. E quindi un unico cambio, perché Asamoah parte titolare largo a sinistra al posto di Ribéry. È tutto pronto per l'inizio di Bayern e Roma. Si attende soltanto il via. Potrebbero essere gli ultimi 90 minuti in Champions League. O forse no. Partiti. E Aubameyang che la gira subito in mezzo al campo per Pjanic. A sinistra Depay. Pjanic porta palla, salta l'uomo. Salta anche il secondo, occhio a Pjanic che va in serpentina, al limite Pjanic, col destro Neuer è volato e palla in calcio l'angolo, il primo squillo della Roma. Ancora Insigne, a rimorchio Nainggolan che calcia col destro deviato, palla in calcio l'angolo ancora. Che partenza della Roma. C'è fuori Nainggolan, Insigne lo ha visto, il cross è teso verso Nainggolan col destro che si impenna e poi termina altissimo sulla porta di Neuer. Pallone per Asamoah, poi il cross sul secondo palo, un Titi, occhio a Benassia, poi Lewandowski, Florenzi di testa a salvare la Roma che riparte con Depay, quindi Insigne per Aubameyang, occhio al contropiede, chiuso però. Müller dentro per Lewandowski, palo, palo di Lewandowski, brividi per la Roma. E Lewandowski, poi a sinistra sale Emerson che viene servito, in mezzo al campo c'è Aubameyang, anche Depay lì vicino, servito Memphis, occhio all'olandese a giro! Sul fondo ha calciato praticamente da fermo Depay, sbaglia il tocco, regala il pallone a Müller, attenzione Müller allarga per Lewandowski che è solo ma defilato, occhio al polacco che rientra e calcia in porta, ci mette la mano Dragoschi, che parata di Dragoschi, scattato col motorino Salah, dimenticato da Asamoah, e allora attenzione all'egiziano, Salah in rigore, al centro Aubameyang, parata dal centro Martinez, come un gol il suo intervento ad anticipare Pierre-Emerick Aubameyang. Ma la Roma c'è, la Roma è viva, la Roma sta collezionando un sacco di palle gol e sarebbe ora di trovarlo questo gol per sistemare la situazione. Il pallone al limite verso Nainggolan al volo col destro, di quanto è uscita, di quanto è uscita, sarebbe stato il gol più bello di questa carriera. Chiude Rode, ancora Pjanic, va dentro Insigne, servito, poi Aubameyang carica la botta, arriva Pjanic, Neuer, attenzione che c'è Florenzi che gioca dentro, porta vuota, c'è Benassia, finisce il primo tempo, un primo tempo comunque bellissimo e vivacissimo all'Allianz Arena, con una Roma che starebbe legittimando un certo gol che però ancora non è arrivato, un gol che però i giallorossi si meritano e che spero arrivi nei prossimi 45 minuti per rendere ancora più bella questa sfida, portandola magari ai supplementari. Persi il pallone, poi ancora Salah la lascia libero, Douglas Costa trova un po' di campo, va col destro, non ci credo, non ci credo. Guardate che si è inventato Douglas Costa, tra l'altro con il destro che non è il suo piede. Se dobbiamo uscire per un gol così, tanto di cappello. Ma sarebbe assurdo. Attenzione a Kimmich, poi Lewandowski col destro, 2-0. Finisce qui. Finisce qui. Il Bayern Monaco in finale. Tre azioni pericolose del Bayern, due gol, la differenza tra noi e loro. Attenzione a Depay da qui. Parte Depay, traversa, ci mancava solo questa. Poi Nainggolan di testa, Neuer in calcio d'angolo. Ci mancava quella traversa di Depay. Pallone per Umtiti. Poi Nainggolan, giro palla di una Roma che comunque esce a testa altissima da uno stadio che forse a questo punto viene da pensare sarà lo stadio della squadra che alzerà la coppa quest'anno, perché questo Bayern Monaco comunque ha dimostrato di avere una forza incredibile, riuscendo a non prendere gol da noi tra andata e ritorno e a concretizzare le minime occasioni che ha avuto. Complimenti a loro, qui
si decide il nostro futuro. Queste sono le ore decisive del futuro di Federico Marconi sulla panchina della Roma. Ovviamente perché ho utilizzato quei termini e sono stato abbastanza secco? Perché è chiaro che non vincendo il campionato, ma comunque vincendo la Champions e magari anche la Coppa Italia, quel mancato primo posto in Serie A sarebbe pesato di meno. Comunque sia, queste ultime quattro partite, penso a questo punto, con il Bologna in campionato, con il Sassuolo, col Bari e poi con la Juventus in Coppa Italia, decideranno, saranno fondamentali per la nostra società, se non lo sono già state le partite precedenti, le 30 partite precedenti, e più anche di 30, per decidere il nostro futuro, considerando che noi purtroppo non abbiamo un passato bellissimo in questo argomento, considerando che l'anno scorso sulla panchina della Fiorentina eravamo stati esonerati per una situazione simile. Io voglio sperare che questo non accada, perché sarebbe brutto e perché comunque abbiamo sbagliato, però abbiamo anche imparato dai nostri errori in questa stagione. Siamo riusciti a ripartire, a buttare continuamente delle possibilità, perché quella di Torino è l'ultima di tutte. Però comunque a ripartire e a ottenere la nostra identità di gioco non era facile, perché l'anno scorso avevamo molti giocatori in prestito, non è la prima volta che lo dico. Secondo me, con questa squadra, qui lo dico e qui vorrei che lo sentisse anche la mia società, che purtroppo non può sentirmi per motivi un attimo virtuali, sono sicuro che se Marconi resterà sulla macchina della Roma, l'anno prossimo succederanno grandi cose, soprattutto a livello europeo, perché quest'anno abbiamo guadagnato un'esperienza incredibile a livello europeo, e sottolineo questa cosa. Quindi, detto questo, io non posso che accettare qualsiasi decisione della società, ma prima di tutto onorare le quattro partite restanti di questa stagione. Al momento siamo a meno 9 dal primo posto, mancano esattamente 3 partite alla fine del campionato. Se la Lazio oggi non perde, matematicamente non possiamo più vincere lo scudetto. Ricci, attenzione a Federici con l'esterno per Aubameyang, in area di rigore Aubameyang, le sue finte di corpo, poi si appoggia a Florenzi. Benassi può provare la gran botta, va col destro, aveva visto fuori dai pali Mirante col pallone che si è abbassato troppo presto, e palla in calcio d'angolo, porta palla Daniele, dentro per Aubameyang che entra in area, può anche calciare Aubameyang sul palo di Mirante che non si fa trovare impreparato. Tina, poi serve Insigne che si appoggia proprio a Ricci, va sul sinistro, lo libera e Mirante mette in calcio d'angolo. Qui Aubameyang preso in controtempo, mi sembrava tra l'altro rientrato dal fuorigioco, quindi una beffa qua. Mirante rischia un po', Depay porta in vantaggio la Roma, il regalo di Mirante, mamma mia. Memphis Depay, il secondo gol olimpico, il primo, anzi no, il secondo sotto la curva sud, 2-2 dopo quello nel derby, un gol che fa esplodere l'Olimpico, torna al gol il numero 10 dopo l'altro che aveva segnato a Verona contro il Chievo ormai un mese fa, penso. Quindi Roma che passa in vantaggio al 41esimo. Quindi Depay vuole allungare la falcata, non ce la fa, poi c'è Insigne rimorchio, ancora per Depay, funziona a Memphis che rientra, Depay a giro, deviazione, Mirante a terra. Roma. C'è De Rossi a seguire l'azione, va dentro a Kevin Kerr, va dentro a Kedepa, va dentro soprattutto Ricci, De Rossi lo vede, lo serve, Ricci sul sinistro, prova a metterla! Deviazione di Rossettini e calcio d'angolo per la Roma. E finisce qui con la Roma che batte il Bologna per 1-0, decide il gol di Memphis Depay. Una Roma che con questa vittoria ha avuto la matematica certezza di entrare in Europa per il prossimo anno. Una Roma che con questa vittoria ha scavalcato una Juventus che dovrà ancora giocare e quindi si trova momentaneamente anche in zona Champions. Una Roma che non è ancora matematicamente fuori dai giochi per il titolo, perché sì, la prossima partita lo saremo sicuramente, però il Milan ha battuto la Lazio e quindi il Milan torna in corsa per il titolo, la Lazio rischia un po' a questo punto, però me l'aspettavo una partita del genere. Quindi ragazzi, io il mio discorso ve l'ho fatto prima, spero veramente che avremo la possibilità di continuare un altro anno insieme, perché ho tanti bei progetti e li porteremo avanti insieme.
Detto questo, io spero che questo video, nonostante tutto, vi sia piaciuto e vi esorto a lasciare appunto un bel like se così è stato. Lasciatemi un commentino qui sotto per dirmi la vostra, iscrivetevi al canale se non siete già, passate in descrizione per tutti i link e social, noi ci becchiamo con i prossimi video, con il prossimo episodio. Forza Roma e bella, raga!